Sono qui per dire grazie al personale sanitario impegnato in questa linea di trincea per assicurare che i passeggeri in arrivo in Sicilia, in questo caso nell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, possano non essere positivi. Capita raramente di trovarne qualcuno positivo e in quel caso si applica il protocollo, viene consegnato al servizio sanitario il passeggero e tutelato fino all'ultimo momento. Non ci sono file, non ci sono ritardi, il personale è motivato. Ho detto grazie a nome della comunità siciliana perché questo servizio aggiuntivo che il governo regionale, d'accordo con le società che gestiscono gli aeroporti, ha voluto in Sicilia è una garanzia per questa operazione che abbiamo chiamato rientro sicuro. Io credo che se ognuno di noi manterrà il rispetto delle norme potremo affrontare le prossime settimane in un clima di serenità improntato a prudenza e a rispetto delle regole.